E ciao a tutti ragazzi, io sono sempre XRG01 e oggi siamo al 22esimo episodio su Pokémon Esmeraldo e andiamo subito ragazzi. Eccoci qua ragazzi, dopo aver battuto la settima medaglia, ci manca l'ultima medaglia e poi Lega Pokémon signori. E sta per finire la magica avventura su Pokémon Esmeraldo Randomizer ragazzuoli. E devo essere sincero, è molto bella. Però il prossimo Pokémon sarà normale. Io già so cosa fare e quale Pokémon fare, ragazzi. Quindi spero che vi piacerà il tutto. Oh! È di magma, ragazzi. Oh, cazzo. Ma intanto parliamo con questo vecchietto. La vita, pur stabilendo la sua dimora sulla terraferma, necessita del mare. Terminato il proprio corso, la vita ritorna alla terra. Un filo invisibile lega di continuo il mare alla terra, ragazzi. Proprio come questa spiaggia. Bello. Oh, Ureteball. Ok. A me tanto la squadra mi va bene così, ragazzi. Quindi non è che non è un problema. Oh, l'amico Scott, raga. Come vanno le cose? Io sto benissimo. Ho sentito dire che le capibalestra di Verdazzopoli sono molto forti, quindi ho deciso di venire a vedere con i miei occhi. C'è qualcosa di strano in questa città. La gente non parla altro di una lettera di avvertimento del centro spaziale. Comunque penso che siano cose che mi riguardano. Ok. Questa è una roccia? Ma è un bianca, ragazzi. Questa roccia è molto speciale per la gente del centro spaziale. In occasione dei lanci la usano come portafortuna. Cosa fai quando esprimi un desiderio? Guardi le stelle cadenti? Io lo scrivo sempre su un fogliettino e si scrive così. Ma? Ragazzi? What the fuck, ragazzi? È bello viaggiare su una nave, ma attraversare il mare con un pomo che fa surf, che viaggio emozionante sarebbe, non credi? Sì, con Fibas che fa da surf, ragazzi. Oh, questo che dà? Esaminatore, superamo. Dai, dammi il superamo, supera. Ok, ragazzi, per chi vuole il superamo, per chi sta giocando a Pokémon Smeraldo, basta andare in questa casa. Se non lo sapete. Va benissimo. Ok. Questa è un'altra casetta nel cazzo. La metrolinea si scambia messaggi con il suo fidanzatino di Forestopoli. Anche se non scappi dal mio fidanzatino a Forestopoli, usiamo il suo Pokémon per scambiarci messaggi. Non mi sento solo anche se abitiamo lontani. Minchia però, questa qua. Minchia però. Cioè, il fidanzatino, diciamo, deve. Cioè, per andare a lei deve usare Surf, per forza. Oh, ragazzi. Centro spaziale di Verdazzopoli, a due passi dallo spazio. Ok, scusate, stavo un attimo bevendo. Andiamo, entriamo. Centro spaziale. Ti abbiamo avvisato, siamo persone oneste noi. Va bene ragazzi, rompiamo il culo al Team Magma. Un'altra volta gli rompiamo il culo. Sono è la terza o quarta volta che contro il Team Magma ragazzi. Per Hyper. Vai signor Registeel. Ok signori, Ferartigli distrugge Pelipper o Pelipper, come cazzarola si dice, non ho mai capito però, ok. Ok. Comunque spero che questa serie vi sta piacendo, vi sta piacendo tutto e di più perché è quasi finita sinceramente ragazzi. Ok, il carburante come l'ho messo, va bene, Chicco, noi facciamo il sedrino a questi ragazzuoli. Credili. Ok, vai con forza che penso che l'abbiamo proprio arato ragazzi. Signori Registi, quanto sei forte. Webbimpel. Mi ha avvelenato Webbimbell, ragazzuoli, però l'ho ucciso. Va bene. Quando morirà userò l'idealizzante, casomai, ragazzi. Tanto l'ho comprati tanti. A noi interessano le scorte di carburante del centro spaziale, ce lo prenderemo tutto fino all'ultima goccia. Attenzione, ragazzi. Il centro spaziale della nostra vita. Schermoli. Schermoli è andato a quel paese. Ragazzi, è troppo forte, Registeel, signori, vi giuro. Le lotte durano un secondo. Il nostro capo mi ha detto di non lasciar passare nessuno. Cheat. Perché ora ti faccio il sederino e mi fai passare, zio Pera. Stai
Io Pira, hai capito? Hai capito, recluta del team Magma? Oh, vai più, minchia, c'ha tre Pokémon, ragazzi, questi. Minchia, ma 26 contro livello 39, ragazzi. Che cosa avevo detto? Livello 26 contro un 39, ebbene, me l'ha ucciso. Vai Venusaur del mio cuore, del mio cuore. Dewong. Ok, grazie a Parassisei me l'abbiamo ucciso, perché ogni volta aveva una mossa di merda, ragazzi, che faceva dormire. A lui però, Cioè lui si curava e dormiva. Forse era a riposo, una cosa del genere. Intanto Cubon. Vai, foglie lama, penso che te lo fai molto easy. No, perché ora il tipo è diverso, io mi dimentico questa cosa, ragazzi. Ok, Zapdos ha ucciso Cubon. Perfetto, signori. Io direi di curarmi i Pokémon, ragazzi. Revitalizzante, eccolo. A uno. E all'altro Pokémigno. Pokémigno, Pokémigno Venusaur. Ok. Poi iperpozioni ce l'ho tante, ragazzi. L'ho comprate proprio apposta. Nello scorso video, se ricordo, l'ho comprate proprio. Ok. E siamo ritornati con la squadra full. Madonna. Ti manca qualche rotella? Siamo 3 contro 1, ci osi sfidare? Certo, sei un tipo ambizioso, e prima ci sono io. Va bene capo, va bene, fai quello che ti pare, fratello. Fai quello che ti pare, ti rompo il culo lo stesso. Makuhita. È il primo andato, signori. E signori, signori e ti, signori ribelli, il primo andato. Oh no, è troppo presto per cantare vittoria, ci sono io adesso. Sì, sì, ma vi faccio tutte e tre tranquillamente. Cioè, state tranquilli, chi, cioè, mamma mia. Quagsire. Ragazzi, è andato anche... E Registeel livello 40. Mamma mia, incredibile. Questo Registeel, fantasticando. Vuoi fare una pausa? Non se ne parla neppure, tocca a me adesso. Sì, ma tanto a me non mi serve, non mi serve la pausa. Non mi serve. C'è Registeel che spacca tutto, spacca. Guarda, guarda, guarda. Sì, 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 vai, vai. Vai. Guarda, guarda qua. Per artigli, guarda, guarda. Bomba, bomba. Tiè, tiè, guarda qua. Oh, bomba, minchia. E addio, Exedudor. O come ti chiami, fratello? Registeel, ragazzi, devo dire, un membro del team fantastico, vi giuro. Allora, devo andare qui sotto, penso. Eccolo, eccolo, Rocco. Lei di ritorno non interferisce con i nostri piani. Team Magma, che senso ha rubare il carburante del razzo? Visto che sei così curioso, di darò una spiegazione. Lanceremo tutto il carburante nel Monte Camino. Poiché Groudon se n'è andato, non abbiamo più bisogno di quella montagna. Quindi useremo il carburante per provocare una violenta eruzione. Ci saranno i fuochi d'artificio. Ma neanche per scherzo questa roba. Ricky, mi aiuterai? Lottiamo insieme, dai. Allora, Registeel, Charizard e Venusaur, ragazzi. Vai. Oddio, signori. Metang, Skarmory, Aggron. Porca troia, bellissimo. Bellissima, ragazzi, sta cosa. Non mi ricordavo. Oddio, oddio. Trapinch e Poliwhir. Metang e Registeel. Io direi Trapinch, che è quello più forte, ragazzi, quindi magari rompiamogli del culo. Spero che anche lui mi ascolterà, diciamo. Per artigli? No, l'ha fatto all'altro. Oh, attenzione, attenzione. Ora sapete... sapete cosa faccio, ragazzi? Lui mi ha fatto l'assist. Io gli faccio il gol. Gli ho fatto gol, ragazzi. Oppure è vero, mi ha fatto veramente l'assist lui, ragazzi. Moltres, signori. Mo fa per artigli su Moltres. Zio Piro.
Ok, Trampage non fa tanto danno da quel che vedo, quindi io riuserei Fire Artisi su Moltres, ragazzi. Comunque è bello Metang, secondo me. Metang, ragazzi, è un bel Pokémon quello che c'ha lui, Diventa... diventa Metagross, diventa. Ok, Moltres è andato a dormire, ragazzi. Appena arrivato, subito a letto. Noi stiamo giocando con Regisil e Metang, ragazzi. Dodrio. Sgranocchio, tanto non fa niente. Ma ora no. Non so se fare forza antica a Trapinch. Vediamo un po'. Ok. Lui è stato psico, ragazzi. A Trapinch. Ci siamo focalizzati entrambi su Trapinch. Oh, attenzione. Abbiamo una cosa molto... un feeling perfetto, direi. No, tripletta, ragazzi. Mesa Metang va a fanculo, ragazzi. No. Proviamo a ferarti. Ma lo sguardo faceva non scappare. Non può più scappare, ok. Quindi non posso più cambiare Pokémon. Vabbè, tanto non serve, ragazzi, cambiare Pokémon in questo momento. Schermo luce. Se mi fa tripletta a me, son morto, ragazzi. Ma che culo, non toglie un cazzo. Attacco d'ala. No, Metang, non morire. Ok, siccome Dodrio non ci fa un cazzo, spero che anche lui... Ragazzi, abbiamo un feeling della Madonna, io e Rocco, ragazzi. Grande Rocco. Grande Rocco, cazzo. Zuilo. Ma siccome Dodrio non ci fa un cazzo entrambi con triplette, io lascerei Dodrio in vita e ucciderei proprio Zuilo, ragazzi. No, fallisce. Perché? 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 No, perché si è focalizzato su Dodrio ora? Mi ha tradito Rocco, ragazzi. Doppio team. E doppio team è un problema, signori. Dobbiamo uccidere subito Swilo. Se no poi non lo attaccheremo più, ragazzi. Comunque questa qua è una lotta di ferartigli, La chiamano la lotta di ferartigli, ragazzi. Oh, paralizzato Metang, No, doppio team, signori. Porco zio. Facciamo forza. Eccola. Non è effetto su Swilo. Forse è tipo normale, quindi lui è tipo... Che è buio, spettro? Forse è buio, spettro, ragazzi, Tocca vedere se... Troppo forte? Non è effetto, ok, è tipo spettro, ragazzi. Quindi è un tipo spettro, Swilo. L'abbiamo studiato. Oh, perché ma lui toglie così tanto? A me toglie una merda. Vai, forza antica. Ok. Attacco d'ala. Va benissimo. Penso che abbiamo vinto, ragazzi. Se lui... Ok. No, fallisce Ferarti. E vince io. Cioè, vince io. Bello. E vinciamo, ragazzi. Intanto Registry la 41 si è fatto il livellino. Ti vuole imparare, ragazzi? Scusate. La superficie del corpo si infurisce se ha la difesa. Ferro scudo? Io toglierei troppo forte, ragazzi, perché diminuisce le statistiche. Quindi togliamo troppo forte. Mettiamo ferro scudo, così ci rinforziamo la difesa e tutto. Amnesia? Ragazzi, due mosse di fila, non ho mai visto. Vuoto di memoria che aumenta la difesa speciale, No. Abbiamo forza antica che può aumentare tutte le statistiche, ragazzi. Abbiamo ferartigli che aumenta l'attacco.
No, va bene così, va bene così, ragazzi. Non siamo riusciti a fare eruttare il vulcano. Abbiamo risveglio Grodon, ma non siamo riusciti a prendere il controllo. Forse il nostro piano di espandere la terraferma è erroneo. Se, se noi il Team Magma abbiamo torto, allora forse anche il piano del Team Hydro di espandere il mare è sbagliato. Lasceremo perdere il carburante. Ci sono delle questioni più importanti di cui mi devo occupare. Wow, che lotta intensa. Grazie, Ricky. Vuole darti qualcosa in cambio del tuo aiuto. Quando è finito qui, vieni a trovarmi a casa mia. Dimenticavo, non abitavo a Ferrugiopoli. Non abito a Ferrugiopoli, vivo su questa isola. Ok, ragazzi, andiamo a prendere. Cioè, andiamo a parlare con Rocco. Cioè, comunque, Rocco, cioè, abita qua e si è fatto tutto, ragazzi. Cioè, ma si è fatto veramente tutto, raga. Cioè, stava ovunque, stava, ragazzi, questo Rocco. E questa è casa sua? No? Mo' a scopri casa, raga, quale cazzo è? Forse è questo. No? Mo' la casa di Rocco, quale cazzo è, ragazzi? Questa. No? La casa quella vuota, sì, eccolo. Ricky? Sì, questa è casa mia, scusa ma è un po' spoglia. Grazie per ciò che hai fatto. Come segno di riconoscenza ti do questa macchina nascosta. Contiene sub. Prendi a Dalida, sei proprio... o sub, sub. Vabbè, le sub su Twitch, ragazzi, vi ricordo che faccio anche live su Twitch, quindi mi raccomando, in descrizione ci stanno tutti i social, tutti i link, quindi venite anche su Twitch. Faccio le live sempre la sera. Mentre usi serpe noterai delle zone più scure nell'acqua. Se ti imbatti una di queste è ok poi. Va bene, capo. Ma queste cosa sono, signore, scusami? Ok, rocce raccolte da sto Rocco. Ok. Chiedo sub, ragazzi. O sea, sub, come cazzo la si chiama. Ma io direi di venire qua. Questo episodio pazzurdo, ragazzi, con il centro spaziale è pazzurdo, fighissimo, porca troia. Poi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate tantissimi like, condividete il video e ci vediamo alla prossima. Ciao belli!